Benvenuti a questa nuova puntata di Viaggio in Molise. Siamo a Ripa Limosani, qui siamo al teatro del paese e oggi vi raccontiamo la storia della mascherata, la mascherata di carnevale, che è una tradizione di questo paese, è l'identità di questo popolo dei ripesi, è una sorta di spettacolo itinerante, teatrale, fatto di musica, di suoni, di colori, di maschere, di afflato popolare. E allora parliamo con i protagonisti della mascherata. Carnevale non è soltanto sfilate di carri o maschere, però esistono delle tradizioni particolari antiche nelle quali vivono le tracce di quello che a me piace chiamare teatro itinerante, dove convivono recitazione, musica, improvvisazione e anche maschere. A Ripa Limosani c'è la famosa mascherata. Non la dico in dialetto perché non sarei in grado di dirla, magari sì, la dici tu, dove in posti prestabiliti del paese una compagnia colorata e ben preparata porta delle scenette comiche. Ecco, con Mario Tanno, che è una memoria storica e uno studioso di tradizioni ripesi ma anche molisane, perché tu sei un patrimonio della cultura anche molisana, ripercorriamo un po' di storia della mascherata. Innanzitutto spieghiamo cos'è la mascherata. Allora, innanzitutto te lo dico in dialetto, a mesquerat di Ripa Limosani. La mascherata, se vogliamo, parte addirittura dal 1588, perché in uno dei capitoli municipali, fatti tra il signore di Ripa Limosani e l'università di Ripa, praticamente già c'era un capitolo che diceva che si poteva fare le maschere in giro per il paese. Logicamente dobbiamo fare un lunghissimo salto, approdare ai primi del Novecento, quando gli anziani ci hanno raccontato. Quindi già nei primi del Novecento si faceva la mascherata a Ripa Limosani. Si facevano le mascherate che riguardavano i briganti, oppure i carcerati di solito, no? E poi successivamente praticamente dobbiamo fare un altro salto e arrivare dopo la Seconda Guerra Mondiale. Lì è stato ripreso lo spettacolo, sempre in questo modo, praticamente sempre itinerante, per le strade del paese. Un tempo si facevano 8 posate, quindi si prendeva un po' tutto il paese. Poi abbiamo stabilito che è, diciamo così, un po' stancante, e adesso oggi sono 5 posate, facciamo 5 posate. Ecco, le posate sono le soste dove praticamente i gruppi fanno le scenette comiche. Chi sono i personaggi della mascherata? Perché ci sono dei personaggi stabiliti, prestabiliti, ecco, dicceli, perché così riusciamo a capire anche noi. Allora, in realtà non è che ci sono dei personaggi specifici che ogni volta devono fare quello, il buffone oppure il cantante. Di volta in volta noi scegliamo delle persone che vogliono partecipare alla mascherata. Quindi, dopo aver organizzato lo spettacolo, si sceglie e si fanno le prove, logicamente. Chi sa cantare canta, chi sa recitare recita, chi sa fare il buffone fa il buffone. E quindi non è che è prestabilito, si sceglie strada facendo.
Però ci sono dei personaggi, diciamo, standard, chi insomma dirige un po' l'orchestra, la chiamo impropriamente così, il pulcinello, magari qualcuno che introduce, che inizia. Ah bene, sì, c'è sempre il presentatore come personaggio, si sceglie il presentatore, una persona simpatica, sveglia, ci sono i pulcinella che hanno un compito di innanzitutto di precedere la mascherata e poi di fare spazio dove devono arrivare i mascherati. Poi ci sono i temi trattati, perché i temi trattati sono quelli un po' anche attinenti all'attualità del periodo, sono sempre a sfondo comico e anche a sfottò. Sì, indubbiamente, questo sì. Io ti dico la verità, di solito nelle mie mascherate al primo posto c'è sempre stato l'amore. Perché l'amore, è vero, se andiamo a vedere le grandi opere... L'amore muove tutto. L'amore muove tutto. Però, ecco, i giovani, i nuovi giovani, Danilo, Cristoforo, Gianmarco, hanno portato anche nuovi argomenti e attuali. E questa è una cosa bella. Infatti sono stati trattati nel corso del tempo i temi come quelli dell'emigrazione, sì. I temi che sono della guerra, sì. o altro, e adesso sì. I temi quelli che sono un po' più attuali, magari anche il Covid, sì. o altro. Sì, 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 assolutamente sì. E comunque io ho puntato sempre sulle cose del paese, le cose che mi sono state dette, le cose che ho letto. E quindi su quelle ho sviluppato, diciamo così, lo spettacolo, perché questo è in realtà è uno spettacolo nazional popolare che si dipana attraverso le musiche, le canzoni, attraverso le scene e si fa capire una storia che viene inventata tutte le volte. Nei ruoli della mascherata la donna è di solito rappresentata da un maschio che si maschera perché fa più ridere la cosa, ma questo aspetto, diciamo, un po' misogino, perché? Ma ce la portiamo dietro da sempre, perché in realtà per far ridere ti devi travestire, devi avere un ruolo diverso. Così è stato sempre, anche prima mi hanno raccontato che appunto le donne procaci soprattutto, no? Facevano ridere tanto. E quindi stiamo proprio nella commedia dell'arte in realtà, ecco. Esatto, appunto quello che si diceva, la nobilitazione di questo spettacolo itinerante. Sì, 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 è così. Tutto rigorosamente in dialetto ripese. Beh, diciamo di sì, perché poi il dialetto è più potente, no? Arriva più facilmente, la gente ride più semplicemente. Però adesso arrivano anche da fuori, capiscono, il dialetto ripese è abbastanza ostico per chi viene da fuori. Beh, diciamo che se arrivano i molisani forse penso che riescano a capire. Beh, se vengono da altre parti sì, è un po' più difficile, vero, sì. Ci troviamo in un luogo molto particolare che è insomma di fronte al Palazzo Marchesale, a questa bellissima chiesa, ma soprattutto alle nostre spalle c'è una fontana che è un attestato storico di questo paese, perché fu acquistata nel 1900 in Francia alla Grande Esposizione Internazionale. So che tu ci tenevi particolarmente a dirci qualcosa in merito a questa fontana. Sì, questa fontana, come dicevi, è arrivata da Parigi nel 1900
e i ripesi hanno fatto una grandissima festa in onore della fontana, che poi non so come abbia questo nome, Irma. Questo non l'abbiamo mai scoperto perché, ce la siamo ritrovati noi così. Questa è una fontana che è stata protagonista già di una tua pièce durante una mascherata e ritorna, è ritornata anche quest'anno. Sì, diciamo che è ritornata, riveduta e corretta. La fontana era il punto di riferimento di tutte le donne, non solo, anche del paese, no? Le donne venivano a prendere l'acqua alla fontana e praticamente vicino alla fontana ne succedevano di tutti i colori, no? Era il luogo del gossip assoluto. Poi lì succedevano litigi, si parlava della famiglia, si parlava del marito, degli amori traditi e così via. Però io ho dato voce a Irma, perché solo lei in tanti anni poteva sapere i fatti di tutta la gente.